non te li niente, io ho avuto segnato un compito dalla partita, quello di presidere questa sessione. Poi buon pomeriggio, riprendiamo i lavori. Ecco, la sorpresa è che siamo anche tanti nel primo pomeriggio a Milano di sabato, dopo quello che è successo, con gratulazione al dottor Rita e a chi ha organizzato questa conferenza, per riuscire a tenere un pubblico di loro. Ormai ho visto un convegno a Milano che abbia più di 5, 6, 7 persone, almeno che non si è imposto sicuramente per tanti. Allora, professor Carabiello, sociologo, professore dell'Università di Napoli, esperto di complessità sociale e anche di comitato scientifico della città. Sì, grazie. Grazie. Per chiudere. Sì. Ecco, adesso si sente. Niente, io intanto ringrazio il Solito e tutti voi per l'opportunità che mi offrite di sviluppare qualche riflessione, immagino, mi auguro utile, in rapporto alla complessità dei temi sul tappeto. E vorrei raccogliere in pieno l'invito della professoressa Toscagni, che ci ha suggerito in maniera molto chiara di mettere da parte gli appunti degli interventi che avevamo preparati per, come dire, in un certo senso far aderire la nostra riflessione alla realtà contingente, alla realtà complessa e problematica del presente, così come si va configurando in queste ore. Noi abbiamo chiamato questo convegno Nutrire il pianeta anche di libertà, con un rimando esplicito e evidente allo slogan che era, diciamo, la parola d'ordine dell'Expo di Milano. E io in queste ore ho pensato a un'altra esposizione molto importante, che era l'esposizione del 1889 di Parigi, della quale tutti voi naturalmente avete conoscenza, e che aveva come simbolo un oggetto che gli intellettuali dell'epoca dissero che bisognava smantellarlo improvvisamente, immediatamente dopo, tanto era brutto, che era la Torre Eiffel. Quella torre che oggi è spenta, perché il governo ha deciso che deve essere spenta per tutto. Ma che cos'era quella torre? Incidentalmente l'ingegnere che progettò quella torre era anche l'ingegnere che ha progettato la struttura della Statua della Libertà, l'ingegnere Eiffel. Quella torre era un agglomerato di acciaio, erano sostanzialmente celebrava l'epopea del progresso, l'epopea della tecnologia. L'epopea delle ferrovie che rendevano attraversabile l'Europa, i continenti, in poche ore, distanze incolmabili, distanze culturali, concettuali, fisiche, fra popoli, che il progresso, la democrazia nascente, la libertà, l'evoluzione sociale rendeva più vicini, rendeva affrontabili. Era un simbolo dell'umanità che cresceva all'insegna dell'innovazione, all'insegna del benessere, all'insegna della crescita della qualità sociale. Bene. Anche l'Expo aveva come simbolo un albero, ma era un albero tecnologico. Cioè, singolare che una manifestazione che ha, come dire, fra i suoi presupposti culturali, no? Immaginari, il retroterra, il background, il bio, l'agricoltura tradizionale, il cibo naturale, la lotta agli OGM, tutto questo scemenzario di cui oggi si è parlato, secondo me, in maniera molto corretta, però aveva come simbolo un albero tecnologico, che non era manco l'albero della libertà dei Giacobini, che era pur sempre un albero fisico che si piantava nella terra, ma era un albero tecnologico che veniva costruito in nome di un rifiuto della tecnologia. Sono questi strani paradossi della comunicazione, la libertà della comunicazione e anche la libertà di instaurare questi strani paradossi. E come ci dicono oggi le ricerche più affermate, le bufale non si smontano. Non è semplice sradicare, è stato detto anche oggi, dalla mente delle persone certi presupposti, certi pregiudizi, l'agricoltura naturale. C'è ancora un pezzo di pianeta che è dedicato all'agricoltura naturale, che è un pezzo naturalmente che non può mangiare, molto semplicemente. La verità che questa Expo negava è che negli ultimi 20 anni il tasso di povertà mondiale è sceso dal 30% al 10% e le prossime proiezioni lo danno in caduta verso il 5% nei prossimi 15 anni. Cioè noi stiamo per sradicare dal mondo una piaga che lo ha attraversato tutta la sua storia.
la piaga della povertà. Cioè nell'Ottocento tre quarti del pianeta non pativano la fame, ancora negli anni 50 metà del pianeta pativa la fame, adesso soltanto 650 milioni di persone, che sono tantissime, attenzione, io vorrei che nessuno patisse la fame, però se prima la pativano 2 miliardi e mezzo, adesso solo 600 milioni, io da liberale vorrei, come dire, manifestare un pizzico di cauta soddisfazione. E come è avvenuto questo traguardo? È avvenuto con il progresso della tecnologia, della democrazia, talvolta, non sempre, ma del progresso economico, degli scambi, del mercato. Ma naturalmente l'Expo non poteva dire questo, perché se avesse detto questo avrebbe negato il suo marchio d'origine. E questo scemenzario è lo scemenzario a cui si avvenga la parte preponderante dell'intelligenza nazionale popolare. Quello che insegnano nelle università, quello che scrivono i giornalisti, quello che dicono gli intellettuali ai convegni e le bufale non si smontano, perché è un punto di vista impopolare, no, e quindi ha poca cittadinanza dei media, perché non è corretto politicamente, non si combina bene con la visione del nuovo comunismo imperante. La libertà della comunicazione preferisce dedicarsi alle scie chimiche, ai vaccini che producono l'autismo, al capitalismo che genera miseria, agli americani che hanno costruito le soldazioni, le torri gemelli. Intanto sui tweet girano queste rivendicazioni che dicono prima Parigi, poi Roma. I telegiornali ce le rinviano, sono qui, sono all'ordine del giorno della nostra discussione. E noi di che cosa discutiamo? Io sono molto stanco, questa notte sono rimasto sveglio, a lungo guardare i telegiornali, come credo molti di voi. Bene, la giornalista di D'Aiuto, che mentre faceva il reportage in diretta, ha ripetuto 8 volte al povero Di Bella, che era l'inviato da Parigi, ma si può parlare di una falla dei sistemi di sicurezza? E Di Bella la depistava e diceva no, ma sai, e lei diceva di nuovo, ma si può parlare di una falla dei sistemi di sicurezza? Questo poverino, cioè, lei non voleva discutere dell'attentato islamico a Parigi, voleva parlare della falla dei sistemi di sicurezza. Naturalmente è come nel linguaggio dei media contemporanei, che se viene giù una frana è una catastrofe annunciata ma sempre dopo. Oppure sui giornalisti napoletani, che quando i capolisti ammazzano qualcuno, scrivono nei titoli esecuzione. Ora si può essere a favore o contro la pena di morte, io sono contro la pena di morte, ma l'esecuzione è una roba che decreta un'istituzione legittima come pena, secondo le leggi vigenti. Se tu la chiami quando ci troviamo capolisti, stai legittimando i capolisti in quanto istituzione. Sono ignoranti. E perché sono ignoranti i nostri giornalisti? Perché sono ignoranti i nostri intellettuali, no? Leggendo sui giornali di oggi, l'attentato di Parigi segue i bombardamenti in Siria, e quello di Milano, quello di Barcellona aveva seguito qualche altra cosa, e tutto in fondo poi è colpa di Israele. Cioè, noi non siamo pronti ad accettare l'esistenza del male. I liberali lo sanno. Cioè, Thompson dice, la nostra identità, oggi ne ha scritto pagine mirabili su questo, la nostra identità è un connubio di Eros e Thanatos. E non è soltanto l'individuo essere sciso da queste due istanze, ma anche i sistemi sociali, anche i sistemi organizzati, le culture. Noi dobbiamo pensare che è colpa nostra. È la formazione che è stata così. È una roba che Pascal Bruckner ha chiamato la tirannia della penitenza, o peggio ancora, la tentazione dell'innocenza. Sono le scemenze con le quali il nostro sistema formativo, il nostro sistema culturale, in fondo sono derivate di quella cultura del piagnisteo che è stata correttamente richiamata qui. Noi dovremmo liberarci di questo, noi dobbiamo pensare alla libertà della comunicazione. Ma la libertà della comunicazione non significa che chi sostiene che la Terra è piatta, chi sostiene che la Terra è rotonda, hanno la stessa cittadinanza scientifica perché in onore del pluralismo. Non è così. La libertà della comunicazione è un problema, la libertà si dà soltanto in quanto ci sono dei vincoli. Diceva Simmel, è lo Stato, è la norma che inventa l'individuo libero, perché l'individuo libero in rapporto alla norma decide se osservarlo o se violarla, e in quanto tale si definisce un individuo che ha capacità di scegliere. E noi dobbiamo capire dove stanno i vincoli. È un problema, non lo sto dicendo che è un problema di sotto, ma è un problema. Oggi Giovanni Giorgini ha fatto un intervento, secondo me, pregevole, al quale vorrei di abbracciarlo, perché queste cose non sono
legate, non sono idealistiche, filosofiche, sconnesse dalla dimensione dei processi materiali. No, consentitemi. Noi sociologi che non abbiamo molti algoritmi, però qualche legge l'abbiamo individuata, non sono le leggi degli stati di Comte, quelle erano le ingenuità positiviste, però la legge della transizione demografica è una nostra creatura. Cioè, non fate come fanno i comunisti cinesi che dicono abolite del figlio unico, generando di nuovo il genocidio delle bambine. No, perché ovviamente abolite del figlio unico decide che è un rapporto selettivo, adesso è quello che lo vogliono eliminare. Realizzate dei risultati diretti: libertà politica, diritti, libertà religiosa, equità sociale. Qui è stato affrontato anche il tema liberale del diritto al reddito, che secondo me non è una roba che dobbiamo considerare esterna, una prospettiva liberale, no? Lo diceva prima uno degli oratori che mi ha, equità sociale, eguaglianza uomo-donna, istruzione media generalizzata, realizza queste cinque variabili, si interrompe la crescita demografica e comincia il benessere collettivo. Cioè, è una legge, è avvenuto in tutto l'Occidente europeo, sta avvenendo in alcune parti dell'America Latina. Senza libertà sta avvenendo persino in Cina, ma io sono fiducioso perché sono convinto che l'economia di mercato, generando la diversificazione di classi sociali e di interessi, la proliferazione di stakeholder, spinge verso la democrazia liberale, verso la libertà di pensiero, quel free speech sul quale si sono intrattenuti i miei amici. Lo sviluppo è libertà, come lo definisce correttamente Amartya Sen. E naturalmente questa libertà è fatta anche e soprattutto di sicurezza, è una delle capacitazioni, è una delle possibilità di cui l'individuo deve essere dotato. Quale libertà può esserci se non c'è la sicurezza e il diritto alla vita? Il liberalismo si occupa di queste cose, perché il liberalismo non è un idealismo hegeliano di maniera, post-hegeliano di maniera, come è stato abituato a pensare il nostro paese. L'egelismo è la logica scientifica applicata all'agire pubblico. Perciò è fatta di transitorietà, di parzialità, di falsificazione. È Popper. Non è l'estetica. È una cosa diversa. Nel nostro paese, purtroppo, il liberalismo si è arrivato nella fattispecie dell'estetica. E questo ha delle conseguenze alle quali io naturalmente vorrei porre qualche attenzione. Qui è stato posto più volte il tema dei liberali nello Stato. Ma i liberali non sono anarchici. È lo Stato che ci conferisce il diritto alla vita, è lo Stato che dà valore alla moneta, che dà esecuzione ai contratti, è lo Stato che permette il mercato. Il mercato è una derivata dello Stato, perché in natura c'è l'appropriazione, la sottrazione, c'è l'homo hominus. Diceva Max Stirner, che si intendeva di queste cose, eliminate lo Stato e la ricchezza si distribuisce da sola. Sì, ma si distribuisce ogni mattina. E noi non credo che vogliamo un mondo così. E quindi, ed è lo Stato che fornisce la cornice per garantire quella che Vincenzo Vita stamattina ci indicava come fatto la libertà individuale. Lo Stato come cornice affinché si possa manifestare la libertà individuale. E attenzione, Popper su questo era di un rigore metodologico. Ha scritto persino un volumetto, si chiama La libertà è più importante dell'eguaglianza. Perché? Ma se io perseguo l'ideale dell'eguaglianza e faccio un mondo di egualmente schiavi, io ho raggiunto il risultato, sono tutti uguali. Se io invece voglio fare un mondo di uomini liberi, io non potrò mai raggiungere il risultato se non gli do anche un po' di eguaglianza, cioè se non gli do le condizioni essenziali perché la libertà possa manifestarsi. Quindi è la libertà che contiene in sé il diritto all'eguaglianza e non il contrario. E questo è un tema fondamentale. L'eguaglianza è solo uno strumento per realizzare la libertà. Quella libertà che Orlando ieri notte ha detto sarà sempre più forte della barbarie. È una frase bella, nobile, che ognuno di noi ascolta con entusiasmo, ma oggi da questa tribuna qualcuno ha detto, concedete, come si fa a dialogare con gente la quale non ha interesse per la propria vita? Mogadevi ha
ha riflettuto molto sullo stato d'eccezione, secondo me in modo interessante e brillante. Lo stato d'eccezione. Io vorrei fare un'affermazione che vorrei fosse colta nella sua provocatorietà, che non è tale. Anche i kamikaze giapponesi non avevano alcun interesse alla propria vita. Mishima si è fatto l'ultimo letterato giapponese che abbiamo dato Narakiri, no, davanti alle telecamere negli anni 50. Beh, i kamikaze giapponesi non avevano alcun interesse per la propria vita. Beh, il mondo libero ha sconfitto quella barbarie. Ha sconfitto la barbarie nazista, ha sconfitto la barbarie fascista e ha sconfitto la barbarie giapponese. E c'è riuscito perché ha portato fino in fondo la logica dell'esercizio della sovranità nello stato di eccezione. Recentemente ho visto un film che si chiama American Sniper, non so se qualcuno di voi l'ha visto, fatto dal meraviglioso Clint Eastwood, no? Beh, guardate che la gestione dello stato d'eccezione non è un pranzo di gala, per citare le parole di un criminale asiatico che ha annebbiato i sogni della mia adolescenza. Lo stato d'eccezione non è un pranzo di gala. Sto parlando di scelte. Noi non riusciremo a uscire da questa battaglia, perché questa è una battaglia della comunicazione, è una battaglia dell'immaginario. Ci vorrà qualcuno che dimostri a questi uomini che noi siamo più forti di Dio, del loro Dio. Perché siamo in grado di produrre l'antidimento. Lo so, questa roba qui è una roba, ma noi ci arriveremo. Capire se saremo noi a gestirlo oppure se ci saremo travolti. Perché, voglio dire, il Giappone per un secolo, l'Indonesia, la Manciuria, la Cina, non erano i più forti del mondo, erano eroi, non avevano sprezzo del pericolo, non avevano paura di nulla, e questi occidentali che hanno donne scovacciate, che bevono alcolici, che sono dei cowboy cafoni, perché tu che cosa facciano? Ai grandi samurai dell'impero, un giorno scoprirono che noi eravamo più forti e cominciarono a dipingere i fumetti con i nostri lineamenti e fare Lady Oscar, che è la storia della rivoluzione francese, e Miyazaki racconta la vita e la biografia di D'Annunzio, perché hanno cominciato a chiedersi chi sono questi marziani che sono più forti di noi. Ecco, noi non ne usciremo da questa vicenda se non capiremo questo. Una mia allieva, forse la più brillante, ha scritto un saggio recentemente nel quale dice di ispirarsi alle mie teorie, improbabile, succede che ci sono degli osmosi concettuali. Lei ha coniato una categoria, evocando Conrad, Joseph Conrad, che è il cuore di tempra della democrazia. E poi in fondo è una cosa che aveva già capito Popper, perché Popper dice in modo chiaro, vorrei veramente chiedere a Giorgini di smentirmi. Popper dice si può essere tolleranti con l'intollerante, ma non si può essere tolleranti con l'intollerante, perché altrimenti scompare la tolleranza e con essa la libertà. Se noi vogliamo agitarci nel senso di colpa, siamo liberi di farlo. Liberi di farlo e pensare che è colpa nostra. Oppure dobbiamo prendere atto che c'è una variabile impazzita nella storia della quale noi in qualche modo dovremo venire a capo. E la democrazia è tale se c'è il cuore di tenebra. Il mio paese non investe più niente per l'esercito, per le spese militari. Il mio paese ha un'intelligenza che fa acqua da tutte le parti. Il mio paese ha abolito il servizio di leva. Io non so come noi verremo a capo di questa cosa con strumenti che non contemplino anche l'uso di dispositivi che non sono tutti riconducibili alle violette della pace, del multiculturalismo, della solidarietà, nel quale siamo tutti bravi a fare discorsi. Per carità, potrei farvi una scioglimata, una quantità di retorica infinita e sarei anche molto apprezzato. E invece è così. Invece noi dobbiamo fare i conti col fatto che nella nostra Europa ci sono migliaia di giovani che partono da foreign fighter, combattenti stranieri,
formazione. Io ho scritto un saggio su questo, non vi dico i tormenti che sto passando nel mio mondo culturale, perché mi si dice che c'è ispirazioni filo-occidentali, che inclina all'americanismo e che forse c'è persino un pregiudizio anti-islamico. E quindi sto tentando di gestire questa cosa con la calma e la pazienza infinita che Giove soltanto ebbe una. E quindi mi sono permesso di scrivere, pensate un po', mi sono permesso di scrivere che l'intellettuale che è, come dire, il vate di tutta l'intelligenza politicamente corretta europea, Michel Foucault, solo negli ultimi giorni della sua vita andava diffondendo l'AIDS nelle discoteche di New York come strategia rivoluzionaria per destabilizzare il sistema. Ma le ultime cose che ha scritto sono dei reportage meravigliosi. No, no, l'ha scritto. Poi se non d'accordo, ma non, poi se non d'accordo, non l'ha scritto. Però che tu sia andato di fuori. Sì. Foucault, no, non solo ha fatto di peggio, ha fatto di peggio, perché il fuoco con l'AIDS quante persone l'aveva infettato. No, ha fatto di peggio. Foucault ha scritto sul Corriere della Sera un reportage intero di sostegno alla rivoluzione comunista, una rivoluzione che lo avrebbe messo a morte in 30 secondi per la sua omosessualità. Penso che questo lo posso dire, non sarebbe stato impiccato per aver scritto quelle cose. Allora, eppure tutti gli intellettuali italiani stanno lì a pendere dalle sue labbra e si vincevano se io dico che Foucault era questo. Era questo, no? Sì, l'ho teorizzato, l'ha scritto. Se lei non l'ha letto, io non ne ho colpa. L'ho scritto. L'ho scritto. E le porterò in dedicato, non si preoccupa. Siamo d'accordo sul fatto che sosteneva il comunismo. Ok, va. Ma a me può bastare. A me può bastare. Io non lo cito. No, non so. Allora. E quindi, voglio dire, siamo in presenza di questo del problema culturale. Essere liberali, essere liberali da dei costi. Essere liberale ha dei costi, essere liberale vuol dire esercitare il diritto di critica su un intellettuale considerato un'icona, un santino intoccabile, e dire che era un matto che ha concluso la sua carriera intellettuale dicendo delle enormità, tipo la rivoluzione comunista era una grande rivoluzione popolare, liberava le masse, apriva una stagione nuova, su frasi di questo tipo le potete leggere, sono lì, no. Essere liberale ha dei costi, io non vi voglio trattenere ancora a lungo. Il liberalismo c'è un problema. Il liberalismo, con la sua concretezza, con la sua insistenza sul limite, con la sua enunciazione preliminare riguardo all'impossibilità di un mondo perfetto, è strutturalmente privo di appiglio. L'appiglio ce l'hanno le utopie. Perché le utopie ti propongono una cornice, con Boccinelli che è una cosa meravigliosa, dice non vogliono essere liberi. Boccinelli dice, ma che è Durkheim? Il fondatore della mia disciplina dice, quelli di uomini sono terrorizzati dall'anomia, perché vogliono le regole, perché le regole le rassicurano, gli danno una cornice protettiva. Il liberalismo che ti dice? Ti dice, corri, vai, combatti. Ti dice, mostra quanto vale, fai vedere quello che sei, giocati la tua partita, non ti dà. Non, le utopie invece ti dicono, io c'ho un mondo perfetto, che eliminerà dalla terra ogni traccia di disuguaglianza, ingiustizia, barbarie. Io ho un'idea precisa del mondo, le utopie hanno appiglio, i liberali sono fottuti su questo. Qui è stato citato Lincoln, anche perché quella gente è a metà strada fra l'anomia e la vita. Lincoln, che qui è stato citato, ma Lincoln ha fatto bombardare Manhattan, perché a Manhattan non ci voleva un angolare per andare a combattere contro i sovietici. Ho finito. Eppure io credo che noi riusciremo a vincere come liberali, se riusciremo a dimostrare che quest'idea della società perfetta, quest'idea esente di società esente dalle ingiustizie, delle utopie laiche del fideismo marxista o dei paraggi, o delle società, delle utopie di una società esente dal peccato, come quella che c'è in mente il fondamentalismo islamico, che è l'essenza paradigmatica, quando riusciremo a dimostrare che queste utopie non sono sogni, sono incubi terribili e tragici, mentre il vero sogno, quello liberale, è il sogno di una società migliore, e il liberalismo è soltanto un metodo per fare un mondo migliore. Vi ringrazio. Vado a seguire uno di quei lapilli che lanciava, non sono riuscito a stare dietro, devo dire sinceramente, però i toni mi sono piaciuti.
pomeriggio. Allora, io nel preparare questo intervento mi ero venuto in mente di preparare delle slide, perché mi sarebbe piaciuto presentare diciamo un po' sinteticamente quello che è il rapporto, la libertà di poter comunicare, questo è il titolo di questo panel, quindi sulla libertà della comunicazione in Italia e i vari rapporti che ci sono da parte di organizzazioni come Freedom House, che insomma, in questo contesto non ha bisogno di tante presentazioni, oppure di un'organizzazione come Reporter Senza Frontiere. Ho deciso però alla fine di non prepararmi queste slide, perché la produzione di questi rapporti fa arrivare però al punto che i parametri con i quali si costruiscono sono sempre dei parametri chiaramente opinabili. Allora noi troviamo l'Italia e i vari paesi del mondo che nelle varie classifiche, no? Sono sempre sulla libertà, insomma, di poter comunicare, di poter fare informazione, sono sempre posizioni ballerine in funzione di quello che succede poi dopo nell'anno. Allora ho deciso di presentare una relazione stando ai fatti. In più contravvengo un po' simpaticamente, chiaramente lo dico, no? Su quello che ci eravamo detti con Vincenzo Vita, insomma, questo convegno ha l'aspirazione di uscire dalle porte italiane, da un respiro addirittura più ampio di quello europeo, e penso che comunque ci siamo riusciti in questo. Io invece parlerò del caso italiano. Quando parliamo di informazione, il caso italiano è un caso esemplare, che merita, perché in Italia troviamo quasi tutte le strutture che poi troviamo singolarmente, pluralmente, in tante parti del mondo, e questo qui descrive quelle che sono le difficoltà a far emergere una vera, un'autentica libertà della comunicazione con tutto quello che ne consegue. Il caso italiano, quale caso di scuola? Cioè, qual è il caso di scuola? Noi abbiamo la libertà di potersi esprimere, che è sancita nella nostra Costituzione, no? Sapete, la Costituzione più bella, più buona del mondo, poi un pezzetto alla volta se lo sono mangiata, insomma, però questo è un altro discorso. Quindi sulla carta tutto perfetto, cioè in Italia si può, abbiamo tutto il diritto di comunicare, abbiamo tutte le garanzie per poterlo fare, per poter fare informazione, per poterla fare bene. Abbiamo messo delle regole e quelle regole sono costruite ad arte da una parte per procurare, per diciamo, creare un percorso più accidentato possibile per poter fare una buona comunicazione, per arrivare a fare una buona comunicazione, no? Mi riferisco all'ordine dei giornalisti che creo un imbuto non da poco, perché anche l'ordine dei giornalisti che andrebbe abolito in 30 secondi si crea codici, codicilli, e poi dopo subito dopo proprio il modo per non applicare. Non lo so, giusto per dirne una, quanti giornalisti conoscete che in Italia sono stati radiati dall'ordine perché non hanno fatto bene il loro lavoro? Eppure siamo in quel paese dove tutti ci lamentiamo della qualità di informazione, ma non c'è mai un giornalista, uno, che viene radiato dall'ordine. Mi dicevo, tu hai fatto questa cosa e quindi non sei degno di partecipare a questa organizzazione. Cosa strana. Per non parlare poi dopo, questo diciamo è l'agibilità di poter fare informazioni che si legano all'ordine dei giornalisti. E poi dopo mettiamo in piedi tutta una serie di regole che puntualmente possono essere abilmente, io anzi dico, per chi fa comunicazione grossolanamente aggirate, quella cosa per la gente comune diventa sottile perché purtroppo non se ne accorge, no? Cioè, dico, noi per tantissimi anni abbiamo, parliamo della comunicazione politica, per cui punto cardine, punto molto sensibile e delicato, no? Abbiamo contato i pesi delle varie forze, innanzitutto a monte, prendiamo la RAI, sottoposta ad un contratto di servizio, per cui, non lo so, trasmissioni di approfondimenti, telegiornali, sono soggetti ad un codice di regolamentazione molto stretto perché devono essere imparziali, offrire parità di trattamento, e allora mettiamo su delle regole e facciamo anche dei controlli. Benissimo, controlliamo se questa parità di trattamento
cioè incominciamo a misurare i tempi di esposizione delle forze politiche, dei singoli politici, sulla carta tutto perfetto, c'è un equilibrio perfetto, tranne poi un particolare, ma scusate, 30 secondi alle 20:01, 30 secondi alle 13:31, a livello di ascolti, non di minutaggio di esposizione, hanno lo stesso valore di 5 minuti all'1:05 di notte? Certo che no. E allora per aggirare i contratti di servizio, per aggirare i codici deontologici, per fare in modo che tutto sulla carta sia perfetto, stabiliamo molto onorevolmente, certi gravati, che noi facciamo i calcoli, la verifica, il controllo della qualità dell'informazione sulla quantità espositiva e non sulla qualità quanti ascolti fai. Questo è solo uno. Poi da qui, non lo so, se tu una determinata cosa, anche in quei 30 secondi, ma nella massima punta d'ascolto, la ripeti ossessivamente tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, con una tecnica, si chiama la tecnica del semplice, no? Ma questa è una cosa proprio tecnica di comunicazione, cioè non voliamo molto alto, proprio alla base. Tu devi fare un discorso e il tuo uditorio deve capire nell'articolazione del tuo discorso che ci sono cose importanti che sono rette da un ragionamento. Allora, le cose importanti, proprio la tecnica base di una comunicazione efficace, dove la metti? All'inizio e alla fine, in mezzo ci metti il ragionamento, va bene? Un po' tutto quel salsicciotto con il quale costruisci il ragionamento, poi metti le cose importanti, bene? La tecnica del sandwich, ad esempio, a livello di telegiornale, molto semplice, utilizza questa tecnica di base di comunicazione e allora mette nella comunicazione politica il governo all'inizio, la maggioranza alla fine e il salsicciotto in mezzo chiaramente all'opposizione. Poi qui si possiamo fare tutta una serie di ragionamenti ed è normale che sulla carta è tutto perfetto, il risultato, soprattutto se poi lo fai in modo ossessivo, è molto diverso, perché tu in questo modo manipoli l'opinione pubblica e la manipoli attraverso uno strumento molto sensibile che è quello della comunicazione. Per non parlare del caso, non lo so, Polverini, scusate il gioco di parole, si è polverizzata, scusate il tempo, no? Cioè, la battuta era facile. Cioè, la signora Polverini, che poi ha ricoperto, voglio dire, quel ruolo importante del presidente della Regione Lazio, ma è stata costruita mediaticamente da una trasmissione che era Pallarotto con Dottor Floris. Cioè, se tu me la mandi tutte le sere, non solo hai costruito un personaggio politico, ma hai costruito addirittura un sindacato che aveva la verità di avere non so quanti milioni di tessere, forse non arrivava neanche a 50.000, ma anche quello è un altro discorso. Le emergenze. L'Italia è il paese delle emergenze. Adesso, non lo so, non voglio metterla, cioè io sono un po' ironico, lasciare fuori magari il femminicidio, la violenza, gli omicidi, eccetera, eccetera. Parlerò di una cosa molto più leggera perché voglio mettere sulla, un po' sull'ironia. Ma vi siete mai accorti, no? Uno sta lì a guardare la TV e dice, ma io non capisco. Ci sono determinate settimane dell'anno in cui sembra che i cani, quindi gli animali domestici, si mettono d'accordo e mordono di più rispetto agli altri periodi. Cioè, in Italia siamo quel paese che addirittura mediaticamente si costruisce l'emergenza sul morso del cane, quando noi sappiamo benissimo che questi simpatici animali domestici, gli umani, dal primo mondo al mondo, li hanno sempre ogni tanto morsicati e ogni tanto, raramente, ma ogni macana, sempre con la stessa media, anche in modo grave. No, noi ci creiamo l'emergenza, perché poi dopo il trattamento c'è pure qualche regina. Questo ve lo posso dire, io per mestiere faccio l'assicuratore, più o meno da 20 anni, non esiste l'emergenza. Hanno sempre morso, non c'è la recrudescenza perché le polizze assicurative che assicura questo evento non sono mai aumentate di prezzo, quindi garantito, niente emergenza. Però adesso noi facciamo dell'ironia, ma quando questo accade con cose molto più importanti, tu manipoli l'opinione pubblica, no? La manipoli scientemente perché utilizzi le famose le tecniche di marketing base. Tecniche di marketing base, quali sono? Cioè voi vedete ossessivamente nella pubblicità le grandi aziende.
aziende che propongono il loro prodotto con investimenti miliardari in pubblicità. Beh, questo risponde a quale logica? Alla logica della tenuta di una quota di mercato, semplice. Se tu in pubblicità, tu che occupi una quota di mercato importante, 15-20% del mercato, se non occupi quella stessa quota in comunicazione e pubblicità, quella quota diminuisce e perde. Questa stessa tecnica viene utilizzata nella comunicazione politica e questo qui produce una distorsione dell'opinione pubblica e anzi, caspita, ben altro che voglio dire tutti i codici, codicilli, la deontologia, eccetera, eccetera. E tutto fa sullo in buona sostanza. Mi avvio alla conclusione. Due esperimenti ci sono in Italia che secondo me vale la pena di... sono due laboratori, chiamo due laboratori, no? Si direbbe sono due esperimenti che invece sono diventati addirittura dei laboratori. Uno conoscete sicuramente tutti perché è una vera e propria istituzione, Radio Radicale, è presente qua, sta registrando in questo momento. L'altro è l'Iperiuto. Vi spiego perché. Allora, Radio Radicale forse uno dei pochi, forse l'unico organo di informazione a livello nazionale che è riuscita a tenere fede al patto con i suoi ascoltatori. Innanzitutto è finanziata dal pubblico attraverso due canali. Il finanziamento che deriva dalla convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari e quindi i soldi pubblici che riceve vengono restituiti al pubblico al 100% attraverso, diciamo, la produzione, la pubblicità delle sedute parlamentari. Il resto del finanziamento, il finanziamento pubblico deriva dal finanziamento all'editoria e caspita, se qualcuno di voi ha ascoltato Radio Radicale viene restituito ben più del 100% di ciò che riceve il finanziamento pubblico in informazione di qualità, pluralista e a parità di condizioni e in modo onesto, senza le manipolazioni, perché la filosofia di Radio Radicale è quello che sta avvenendo in questo momento. Non passa attraverso la mediazione giornalistica, mi riferisco, che non è una cosa negativa se fatta bene, non passa attraverso la mediazione relazionale di scegliere questo sì, questo no, questo ni, questo va bene, ma va cambiato, eccetera, eccetera, perché la filosofia di Radio Radicale è quello di arrivare all'inizio dell'evento, registrare e rimandarlo così com'è, buono o cattivo che sia uscito. Vi invito a fare un esperimento semplice, lo potete fare tutte le mattine. Allora, ascoltate la rassegna stampa mattutina di Radio Radicale, focalizzate una notizia, la rassegna stampa riporta abbastanza fedelmente tutto quello che è scritto sulla stampa più importante in Italia. Dopo andate a ricercare quella stessa notizia sul registrato integrale, quasi sistematicamente, non torna, perché quella mediazione continua a distorcere quello che è la realtà di ciò che avviene spesso e volentieri nei convegni, nei incontri pubblici, nei congressi e nelle conferenze stampa, creando a sua volta una distorsione. Quindi, vivo il laboratorio di Radio Radicale che nel momento in cui dovesse il finanziamento pubblico, io penso che comunque continuerà a vivere perché siccome ha la forza di una copertura su tutto il territorio nazionale troverebbe sicuramente, ma io comunque spero che il finanziamento pubblico continuerà ad essere erogato, voglio dire, perché apprezzo la qualità del servizio. L'altro esperimento invece in Italia, un po' meno conosciuto, spero che in futuro sarà di più, Liberi TV presente anche in questo contesto e sta registrando, quindi poi manderà sui propri canali lavori integrali di questo convegno. Qual è la specificità di Liberi TV? La capirete immediatamente. Negli ultimi 3 anni Liberi TV ha avuto la capacità in tutta Italia di registrare oltre 3.000 documenti, mettete in rete, attraverso un budget di poco più di 4.000 euro. La registrazione l'ha messa in onda, l'ha messa a disposizione di tutti. Questo convegno a Liberi TV costa poco più di 1 euro. Dici, ma come si fa? Con un modo nuovo, diverso,
di fare informazione e comunicazione. Mi riaggancio a quello che diceva nel suo intervento il professor Frosini: la potenza, l'innovazione del web, ma soprattutto come lo usi, la TV partecipativa, la filosofia delle libere TV è innanzitutto un sottotitolo, liberi spazi di parola, poi non ha una redazione, non ha un direttore responsabile, perché non è un organo di informazione, ma semplicemente un contenitore. Siccome poi c'è il famoso imbuto che vi dicevo prima, no? L'ordine del giornalista, eccetera, eccetera, si è dovuto un po' non aggirare la norma, ma accontentarsi di fin dove tu ti puoi spingere. E allora abbiamo detto, va bene, questa è una TV che si occupa di tutto, ma che cosa fa? Uno, utilizzi i volontari, per cui chiunque sia dotato di un telefonino, di una telecamera, va, registra, viene messo in onda, senza nessun tipo di filtro, procurando i benefici di cui vi dicevo prima con l'esperimento che vi ho suggerito. Due, hai la possibilità, chiaramente, avendo, perché poi il cuore del problema, su questo di cui ci sta lavorando, voglio dire, cioè, 4.000, poco più di 4.000 euro di budget, insomma, fa veramente sorridere, no? Magari con alcune decine di migliaia di euro si riuscirebbe ad arrivare non a 8 telecamere in giro per l'Italia, di persone che volontariamente vanno a registrare le cose più interessanti che gli accadono attorno, ma magari Liberi TV potrebbe averne 150 di telecamere, e allora sì, che questo farebbe la differenza in termini, voglio dire, quantitativi, ma anche qualitativi, perché poi tu puoi andare a spaziare su una pluralità di cose. Quindi vi invito anche ad andare a vedere, perché questo è un modello che sicuramente possono essere dei piccoli casi di studio e dei piccoli casi su cui magari qualche istituzione, qualche ente benefico, qualche fondazione magari potrebbe arrivare al momento, arrivando con quello spirito liberale, tutto quello che ci siamo detto nel corso di questo convegno, e potrebbero, diciamo, contribuire, voglio dire, a far vivere meglio e potenziare questi esperimenti. Ultima cosa che vi dico, io prima o poi lo metterò nello sul bianco il mio piccolo manuale di autodifesa contro la cattiva informazione. L'ultimo capitolo lo dedicherò ai libri. Mi appassionano, ne ho tanti. Oh, inutile che uno, come si dice, fa l'esaltazione del libro, e diciamolo molto chiaramente, ci sono libri belli e ci sono anche libri brutti. Ora, questo è molto soggettivo, per carità. E ragionavo un po' in questo, diciamo, come poter costruire un piccolo manuale di autodifesa, perché poi dopo i libri, cioè, mentre si tratta di giornali, i giornali possono essere utilizzati per tanti impieghi proprio di uso quotidiano, quindi è facile smaltirli, va bene così, e poi non si dispiace nessuno, cioè il giornale è un uso quotidiano, cioè il giorno dopo non vale più, quindi può essere usato per usi domestici, ad esempio. E il libro no, cioè il libro non è che tu lo prendi, poi abbiamo una storia, voglio dire, da rispettare, no? E laddove i libri si buttano, si bruciano, io preferisco, voglio dire, riempirmi la casa di libri brutti, ma non li butterei o non li brucierei mai, nemmeno uno, non fosse altro per rispetto della storia. Però che cosa ne facciamo? Tu dici, non ti interessano, hai trovato addirittura nocivi, decine di libri nella tua libreria, in qualche modo quelli devono uscire, perché devono far spazio magari a qualcosa di più interessante. Li dono, ma nemmeno voglio dire al tuo amico, perché poi gli fa male, no? Cioè, quindi non se ne va, quella non è la strada giusta. Li butti, abbiamo già detto, che non se ne parla nemmeno. Penso di aver trovato un modo originale, perché ho praticato questa strada. Nella mia libreria non ci trovo neanche il nome, questo è Bruno. Trovo tre libri non brutti, attenzione, non commetterò l'errore di dire che i libri di Bruno Vespa sono brutti. I libri di Bruno Vespa a me personalmente non mi sono piaciuti, è un concetto diverso. È anche, diciamo, una forma di rispetto, per carità. Come spartirli? Vi do un consiglio. Impacchettateli e restituiteli o all'autore, e se non avete l'indirizzo dell'autore, io glielo spedite in Rise, praticamente voglio dire con un biglietto, e restituiteli all'editore che vi ha stampato. E ringrazio. Ah. Grazie Marco Marchese, avevo dimenticato di dire che Marchese è un esperto in comunicazione, è fondatore di Liberi TV, ma si è capito dalla esposizione. Non che sarà difficile. Bene, allora passiamo.
al prossimo relatore, Alfonso Ruffo, direttore di Milano e membro anche di Società Libera. Bene, grazie innanzitutto per questo invito. Gli spunti sono tantissimi, davvero tanti. Cercherò di organizzarli come meglio posso. Sulla libertà, facendomi guidare un mestiere che faccio, cioè quello di giornalista. Qualche tempo fa, 3 settimane fa, sono stato invitato a un dibattito a Cannalonga, comune minuscolo del Cilento. Si discuteva di un progetto sulla carta molto interessante, cioè come regalare, come conferire la terra ai giovani perché si potesse tornare a fare dell'agricoltura. C'era anche il parco perché la chiesa lì era il proprietario di molti terreni, il sindaco, una serie di proprietari terrieri. Il problema era come giuridicamente trasferire gratuitamente le terre ai giovani perché le potessero coltivare. Con i prodotti del Cilento, che teoricamente dovrebbero essere prodotti straordinari, sotto il profilo della bontà, della genuinità, eccetera, eccetera. Ebbene, a questo incontro non c'erano giovani, non c'erano giovani. Man mano che si parlava, si scopriva che questi giovani la terra non la volevano. Allora, a un certo punto, un vecchio contadino che stava proprio, soprattutto questo incontro in una chiesa, in fondo alla chiesa, disse, con il dialetto cilentano, io da napoletano non so replicare, non so copiare, quindi disse, ma ai tempi nostri la terra andavamo a conquistare, la terra regalata non vale niente. Cioè, sulla libertà, ci conquistavamo la libertà con mantello, noi andavamo a espropriare la terra. Quella è la vera libertà. Voi gliela volete regalare, giù, sono nemmeno presenti. Quindi la libertà è una cosa che va conquistata. La libertà regalata, la libertà a buon mercato, non esiste, non c'è nemmeno chi ne sappia apprezzare il valore. Da questo episodio mi sembra di poter dire. E sono d'accordo con chi dice che la libertà spaventa. Nella mia esperienza sempre di giornalista, soprattutto, lavorato soprattutto da oggi giorno, imprenditori, professionisti, qualsiasi ceto, si è potuto scambiare tra libertà e garanzia, ha sempre scelto la garanzia, ma è la libertà. E la libertà spaventa perché il sistema di regole in Italia è fatto per punire la libertà. E vado a punire chi si muove in libertà. E perché muoversi liberamente è pericolosissimo. Perché noi abbiamo troppe regole, troppe leggi in conflitto tra di loro, che non ti danno la certezza di operare bene. Anzi, l'unica certezza è che prima o poi salterà fuori qualche errore che hai commesso. Da alcune statistiche mi dicono che in Italia ci sono circa 400.000 imprenditori che hanno problemi con lo Stato di vario tipo, dalle tasse a problemi con la giustizia. I 9 decimi delle ispezioni dell'autorità giudiziaria, qualsiasi azienda o anche studio professionale, termina con una sanzione. È possibile anche statisticamente che tutti gli italiani che vengono in qualche modo, tutti gli italiani, la gran parte degli italiani che vengono in qualche modo monitorati, hanno commesso un errore o hanno tentato di fare lo Stato? Mi sembra difficile. Probabilmente è il sistema delle regole di questo paese che rende impossibile il rispetto della giusta legge. Non si sa quale sia il comportamento veramente virtuoso, ogni volta che ci si muove liberamente si corre il rischio di commettere un errore. Questo comprime la libertà,
Questo fa preferire ovviamente la garanzia di un lavoro certo, stipendiato o cose analoghe, ma la libertà certamente non è premiata. Poi, sempre sulla libertà, quando è finito il lavoro dipendente, si è detto ai giovani, meglio per voi adesso siete liberi. Si è liberi di fare cosa? Se il sistema attorno non è in grado di assorbire le vostre qualità. Tant'è vero che i giovani oggi scelgono di andare fuori del paese. È un fenomeno particolarmente intenso nel mezzogiorno, ma che comincia a presentarsi anche a centro, a nord. I giovani ritengono di avere un valore da poter spendere, una capacità, la vanno a spendere altrove. Trovano nel mondo sicuramente istituzioni e città dove possono più facilmente e più convenientemente spendere le proprie capacità, quelle che hanno studiato e quelle che vorrebbero continuare a studiare e che qui non avrebbero come impiegare. Quindi, direi una delle cose più importanti che dovremmo fare, Vincenzo, forse anche come società libera, no, dicevo, è copiare anche un po' gli americani. Cioè, gli americani hanno detto un po' della democrazia liberale, ma gli americani sono un po' poderosi e semplici, chiamano poche regole precise. In America tu sai perfettamente che cosa devi fare per essere considerato un cittadino e cosa devi fare per essere considerato un cattivo cittadino. È semplice. Per sbagliare, devi volerlo fare. Non puoi, come accade in Italia, sbagliare senza sapere che stai sbagliando. Perché quella norma può essere interpretata in tanti modi, non soltanto contemporaneamente, ma anche col passare del tempo. Una cosa prima consentita, oggi non lo è più, con effetti retroattivi. Tutto questo ovviamente incide sulla libertà. Perché siamo tutti in libertà vigilata. A un certo punto qualcuno deciderà che tu in passato hai fatto qualcosa che non avresti dovuto. E sulla base di questa considerazione ti giudica. E qui viene poi l'altro grande problema che è stato sfiorato. Il problema della sanzione fortissima che oggi tu hai se incappi in uno di questi problemi. E c'è quello della gogna mediatica. Perché oggi, è facilissimo vedere distrutta la carriera, la reputazione, semplicemente con un sospetto. Perché il sospetto di una procura della Repubblica diventa una condanna anticipata e perché l'amplificazione dei danni di mezzi di informazione diventa una condanna anticipata a quadrato. Quante volte poi si è visto che sotto quel fuoco non c'era nulla, però ormai il danno era fatto, anche perché la lentezza con cui arriva il riscoro è talmente grande da non essere poi il rimedio, no? Quindi un'altra delle circostanze che comprimono la libertà è questo accordo molto forte che è stato fatto tra le procure e i grandi editori, che alla fine stritolano gli altri due poteri che sono l'esecutivo e il legislativo, che oggi fanno ridere. Il potere legislativo oggi è poca cosa, il potere esecutivo oggi è più del legislativo, ma è poca cosa. Oggi il vero potere in Italia è quello giudiziario, che ha fatto un patto di potere con alcuni grandi editori che diventano le gazzette delle procure. Con questo comprimendo la libertà di fatto, perché la sanzione è così forte che oggi è difficile che la gente voglia provare, voglia innovare, è difficile. L'innovazione presuppone la possibilità di sbagliare. Chi può avere la presunzione di innovare sapendo di indovinare al primo tentativo? In Italia le leggi sono fatte in maniera tale che tu sei invitato a innovare, ma se sbagli, se fallisci, passi un guaio enorme. In America no. In America puoi fallire 3, 4, 5 volte finché non indovini la formula giusta. L'importante è che lo conti. Da noi il
enorme, con strascichi personali, familiari, patrimoniali. Chi volete che realmente si metta a innovare con risorse proprie mettendoci la faccia in queste condizioni? È chiaro che si può tentare di innovare, si finge di innovare con un po' di fondi pubblici, un po' di università, ma alla fine l'innovazione in Italia non c'è più. Perché le regole contorno non favoriscono l'innovazione, non si è liberi di innovare perché non si è liberi di fallire. Quindi la condizione oggi del cittadino, dell'imprenditore, del professionista italiano è una condizione difficilissima, perché sbagliare è troppo facile, e non a caso gli investitori esteri non vengono in Italia. Gli investimenti esteri diretti in Italia sono pochissimi, nel mezzogiorno sono quasi vicini allo zero. Qualcuno viene a comprare qualche gioiello, ma non ci sono investimenti esteri diretti in Italia, perché il sistema è così complicato che l'investitore internazionale non si mette a discutere, non mette a rischio i propri capitali. In un paese dove il sistema delle regole è così complicato, è così contraddittorio, la giustizia è così lunga, è così farraginosa, e dove tutto sembra più dovuto al caso, alla fortuna, all'aggancio in quel momento, che invece è un procedimento che è fatto di regole, che è fatto di leggi, che è fatto di capacità di vedere e prevedere. Sulla libertà, sulla qualità della stampa. La qualità costa. Il problema dell'editoria, grande o piccolo, è un problema di risorse. Nel mondo ci si vuole questo problema, vogliamo il tipo di informazione vogliamo, di qualità. Quali sono le risorse che legittimamente possono confluire sulla massa degli editori perché possano realizzare un buon lavoro? Stiamo parlando di lavoro professionale, poi vediamo il volontariato, internet, sono altre cose. Stiamo parlando di lavoro professionale, che ci sia o non ci sia un auto, perché questo è il problema di tutto il mondo. L'auto dei giornalisti in Europa esiste soltanto in Italia, sono d'accordo che è un anacronismo, però ai fini di quello che sto dicendo non mette e non toglie. Se tu non ti poni il problema delle risorse, non puoi poi riuscire a risolvere il problema della qualità del giornalismo e della sua libertà. Perché in Italia va il famoso articolo vinto e chi gli rimane ha vinto, chi gli risponde ha vinto. E quindi il sistema di editoria è un sistema governato dai grandi imprenditori, finanzieri, associazioni imprenditoriali che hanno le risorse per poter gestire i grandi giornali che sono quelli che hanno la grande influenza sul pubblico, con le grandi televisioni. È un sistema che si dice di editoria impura, per dire che chi fa editoria non la fa come oggetto della sua attenzione, ma come ancella di un'altra attività principale. È una scelta che questo paese ha voluto di non fare i conti con questa realtà, e quindi non ci possiamo lamentare se poi il giornalismo che conta, quello cioè professionale, quello dei grandi editori, fatto in un certo modo, perché chi mette i soldi alla fine decide come deve essere fatto. Non si è sciolto mai il problema di come dovessero arrivare le risorse ai editori puri, che a livello di editoria hanno bisogno di un sistema di regole diverse, perché è evidente che un editore puro non è in condizione di poter competere con un editore impuro, e questo per definizione. Non c'è un equilibrio in campo. L'editore puro è destinato a perdere sempre con l'editore puro. L'editore puro che ricava con i cavalli, ricava i suoi redditi da altre attività, è nelle condizioni di poter perdere e di poter superare le crisi che l'editore puro invece non ha. E quindi l'editore puro scaccia quello puro, diciamo. E ancora, voi vi ricorderete, sì, perché siamo giovanissimi, non ce ne sono, tranne Letta, che fa un po' di. Ricordate il primo indipendente, 1991, Riccardo
comune, come volete un giornale in Italia? Vogliamo un giornale simile in inglese. E poi gli inglesi non sono così. Noi diciamo stile inglese, quei giornali inglesi sono guidati. Le opinioni differenti dalle parti, un giornale delle opinioni. E Riccardo Francolini, dopo aver fatto questo sondaggio, questi sondaggi di mercato, decide di dire indipendente. Era un giornale British dell'accezione che noi diamo a questa parola. E poi dopo tre mesi, dicembre, novembre, dicembre, gennaio, che febbraio, dicembre 91, gennaio, febbraio 92. Paoli, perché quegli italiani che avevano detto che volevano un giornale di quel tipo, un giornale di quel tipo non lo compravano mai. Arrivò Feltri, forse Pagliarini si ricorderà, arrivò Vittorio Feltri, fece un giornale completamente opposto, cominciò a fare il giornale che cavalcava le prime istanze della Libia, strillato, e lo portò da 20.000 a 120.000 voti in 6 mesi. Un successo clamoroso. Cioè, un successo clamoroso facendo un giornale che è esattamente l'opposto di quello che gli italiani dicevano avrebbero voluto, giusto per dare un'altra. E allora, diciamo, qual è la verità? Cioè, questa informazione noi come la vogliamo? Questi italiani attenti, il mercato come la vogliamo? E chiudo dicendo che noi non abbiamo risolto. Avrei molte altre cose da dire su altri pezzi, devo pensare di più. Noi non abbiamo ancora risolto un nodo di fondo, l'informazione in Italia che cosa deve essere? Un bene pubblico anche se prodotto da privati, una merce come l'altra. Perché tutti quanti noi parliamo, questa informazione deve essere un bene pubblico. E allora c'è bisogno di un sistema di regole che tenga conto di un bene pubblico. Ma se invece deve essere, come molti dicono, una merce privata, e allora vince il gossip perché gli italiani lo comprano, vince il titolo urlato, vince la gogna mediatica, vince cioè il giornalismo che noi diciamo quando facciamo con 20 volte il giorno spazza dura, perché gli italiani lo comprano, e poi lo prendono. E siccome il giornalismo è impregnato con l'abbonamento se la TV o con i soldi dell'edicola se si va acquistato o con l'abbonamento internet, ma insomma, e allora quello vogliono gli italiani, non ci dobbiamo lamentare. E allora è cattivo giornalismo, è cattivo giornalismo, non lo so. Io posso dire per il mio gusto, ma se è il giornalismo che incontra il gusto degli italiani, perché gli italiani me lo comprano, è un giornalismo di mercato. E quindi la domanda e l'offerta si incontrano su quel prodotto e non su un altro. Se poi noi invece vogliamo fare del giornalismo di informazione uno strumento di conoscenza, di approfondimento, e quindi un bene pubblico, allora dobbiamo fare un altro sistema di regole, agire diversamente. E smettere di dire che i giornali che lo vendono non valgono. Insomma, dobbiamo uscire, dobbiamo sciogliere qualche nome, perché altrimenti nei convegni diciamo una cosa e nelle edicole è un'altra. E quindi cerchiamo di avvicinare di più le cose, diciamo, quelle che poi si fanno, così come mi sembra di poter dire, chiudendo davvero, che in Italia di tutto possiamo mancare tranne di libertà di parola. Tutti possono dire e scrivere ciò che vogliono. Quello che a noi manca è una vera libertà di azione. Grazie Ruffo, finisce questa sessione e comincia quella altra con il professor Gioiello, Marcucci non viene, credo. Marcucci c'è, no? E si è andato in scambio. Grazie.
presidente della mostra, il presidente dell'ABI. Benissimo, allora adesso iniziamo questa sessione sulla libertà culturale e religiosa e abbiamo giustamente per questo due intellettuali, abbiamo la mia amica e collega che insegna storia greca all'Università di Firenze e alla quale poi vengono naturalmente della di società di Italia del presidente della nostra associazione. Grande Vantaggio, Casa di Spagna.
Corino Matteotti, ha mandato, dove era stato deciso di mandare i ragazzi a vedere Firenze e in particolare la nostra, su iniziativa di un professore, di un maestro per la verità, viene vietata la visita alla mostra perché quei crocifissi urtano e non cattolici della classe. Io voglio sapere come ci si comporta secondo, non dico il sentimento popolare, ma le prese di posizione degli intellettuali, delle persone colte. Ma non è una risposta polemica a quello che dico, ma è come si reagisce in maniera culturale ai bisogni normali. Scuola Matteotti, per la accademica, Matteotti, scuola elementare. Dunque, a mio modo di vedere, l'indicatore è questo. Recuperare, dico, non le soluzioni, voglio dire, il corso di un recupero storico di che cosa è stata la civiltà occidentale. Siamo partiti da ma io laica posso tollerare una ignoranza così fondamentale di cosa siamo stati? Non è possibile. Vi faccio una breve possibilità. A Firenze ho partecipato all'epoca non esistoraci, la facoltà di lettere, la facoltà di eccezionale, con Devoto, Karen, però io sono gratissima di tutto questo. E ragionavamo, anni 1964, io ho 71 anni, 64, che gramsciamente bisogna togliere il senso religioso dall'arte sacra, perché l'arte sacra cristiana è la coppa, e quindi andava trasformando l'insegnamento della storia dell'arte italiana, in storia dell'estetica, quindi no la perché la madonnina del latte che dà il latte, perché a un certo punto dà il latte prima non dà, o perché il crocifisso che non era dipinto prima di San Francesco poi viene dipinto ed è dolorante come quello di Cimabue. Ma se tutta la prospettiva, il colore, la evoluzione del colore, eccetera, eccetera. E io sono stata fatta così. Quando mi sono resa conto che stamattina parlavo di questioni ideologiche inerziali, quando non c'è più una ideologia che sorregge un moto politico reale, non ci sono più gli operai. Allora, arrivati a questo momento, come si recupera la memoria e la tradizione? Allora io vi dico che molto laicamente ho cominciato 4 anni fa, proprio per questa cosa. Ho contribuito dal punto di vista didattico, secondo me, di interferenza di discipline, a ricreare una scuola unica in Europa, formazione professionale, fatta di artigiani e artisti dell'arte sacra. Mettere insieme mano in mente artigiani e artisti, facendo venire da tutto il mondo perché ci fossero sensibilità religiose diverse, e facendo una battaglia infernale. Perché il collegio dei docenti fa, da uno storico dell'arte che naturalmente è dell'arte bravissimo, abbiamo scelto i migliori che vanno su piazza, un orafo, un ebanista, con il loro laboratorio naturalmente, un liturgista e un teologo. Io vi vorrei far vedere lo scazzo tra, scusate la parola toscana, tra questi docenti che parlano insieme un linguaggio completamente diverso, più gli studenti. Allora, io invece faccio il coordinamento e dico, ma questi ragazzi, mi dovete dire se gli arriva un prete, come fanno a sapere se questo è un Vaticano II progressista o un Vaticano II conservatore? Quindi una innovazione didattica in cui ci sono di tutte le religioni pure altre che vengono a fare.
fatto delle fotografie. Però, come se una volta che solo non si può attaccare, si può anche rispondere male, che sono sofferto da questo punto di vista. Io ti chiedo di dare un indirizzo, una risposta positiva che possa diventare un elemento culturale concreto che un'associazione come Sostare Libre, secondo me, ha il dovere. Le riflessioni profonde risponde immediatamente il professor Giulio Giorello, che è professore di filosofia della scienza all'Università Statale di Milano, membro del Comitato Scientifico di Società di Milano. Sì. Peraltro si sente, sì. Allora, volevo ringraziare gli amici di Società Libera per questo invito, in particolare Vincenzo Litter, che mi ha portato per questa giornata. E naturalmente ringrazio per le belle domande la Nita Fuscani, domande molto difficili, non so se sarò in grado di dare una risposta soddisfacente, ci provo. Allora, intanto, punto di partenza per una riflessione sulla libertà e poi arrivare al rapporto tra libertà culturale e libertà religiosa. Cominciando con l'idea di libertà, c'è un passo molto bello di un grande poeta libertario, libertario ma non liberale, che è Ezra Pound, nel ventesimo dei suoi cantos, quando dice: ma i compagni di Ulisse cosa hanno ricavato mentre lui giaceva a letto con la dea? Solo cera per le orecchie. Allora, uno dei grandi temi della riflessione politica dell'Occidente, che è importantissimo, è quello di come dare uno spazio all'autorità dello Stato, ma nello stesso tempo far sì che questa autorità non sia assoluta. Grande tema che Spinoza, nel Trattato Politico, presenta come il problema di Ulisse. Ulisse si lascia incatenare all'albero della nave, mentre mette la cera nelle orecchie dei suoi marinai, perché lui da solo vuole avere il privilegio di ascoltare il canto delle sirene. Ironicamente, Franz Kafka nota forse le sirene nemmeno cantare, ma Ulisse non poteva dirlo e allora la tirò fuori l'idea che il canto era meraviglioso e talentato. Problema che è stato posto in maniera molto coraggiosa e molto elegante da uno studioso ben noto al pubblico italiano, che si chiama Ionest, che scrisse un Ulisse di Sirene e un Ulisse liberato. Allora, il problema è come si libera Ulisse, cioè come un potere perpetua se stesso riconoscendo dei vincoli, ma nello stesso tempo qualche volta togliendo tali vincoli. No? Capita di solito alle assemblee costituenti, è capitato in questo modo. La storia americana in particolare è ricca di esempi in questo senso. Io prenderei sul serio la battuta di Pound per dire che è più interessante forse del problema di slegare Ulisse quello di togliere la cera dalle orecchie dei marinai. Cosa vuol dire togliere la cera? Vuol dire che i marinai possono direttamente sentire o no se stanno cantando queste benedette sirene e sentendo, udendo, conoscono. E questo è un punto importante. L'esperienza dei nostri sensi è una, l'unica delle basi della conoscenza. E in particolare io quando parlo di conoscenza intendo conoscenza scientifica. Ma su questo non mi dilungo perché ha già parlato molto chiaramente su questi punti Edoardo Concinelli questa mattina. Allora, questa conoscenza è una che è molto importante, perché è la conoscenza dell'impresa scientifica, è la conoscenza della vicenda che non solo l'Occidente, ma certo l'Occidente ha ampiamente contribuito, la matematica, la fisica, la biologia, non da solo, lo dice giustamente proprio un intervento a Torino qualche anno fa a Marco Assenna, ricordando anche i contributi che vengono da civiltà scientifiche non occidentali. Ma l'Occidente, grazie a
integrare in un modo particolarmente efficace che ha continuamente cambiato la nostra vita, cambiato il modo di produzione, i modi di esistere. Domani forse sostituirà alla selezione naturale una preselezione artificiale e non credo che questo si possa affermare né con le norme né con le prediche dei sacerdoti. Allora, questo elemento forte è quello che i marinai di Ulisse hanno il diritto di sentire. Io non so che tipo di contratto ci fosse di ingaggio tra marinai e datori di lavoro ai tempi dell'Odissea. Non sempre i marinai sono stati trattati molto bene. Chi ha letto i bellissimi lavori di Redeker sulla marina britannica del 6-700 sa benissimo che rispetto alle navi di Sua Maestà, sia militari che mercantili, le navi pirate erano dei grandi alberghi dal punto di vista del trattamento e del rispetto dell'individuo. Se avessero avuto le orecchie scurate, i marinai del 700 avrebbero potuto sentire la voce del grande pirata Bartholomew Rogers, detto anche Barty Nero, il quale diceva che mentre coloro che stanno sotto subiscono debolezza e sottomissione, i pirati almeno hanno la possibilità di avere libertà e potenza. Ecco, io credo che uno degli elementi più interessanti della tradizione dell'Occidente sia la grande capacità di unire insieme libertà e potenza. Io sono per la potenza, non sono affatto per l'idea che ci deve essere una libertà anche di chi sta in carcere, come diceva peraltro in maniera meravigliosa Martino Lutero. La penso di questo come Calvino invece: se hai la libertà hai la potenza, devi anche essere in grado di fare le tue scelte, di non essere condizionato, di non pensare solo alla tua interiorità quel che vuoi, ma di tradurre nella pratica i tuoi programmi e i tuoi progetti. Questa è l'idea di libertà a cui in mente, non so se sia esclusivamente occidentale, certo è che attraversa l'Occidente dall'esperienza della Grecia fino alle esperienze delle grandi democrazie dell'Ottocento, in particolare l'esperimento democratico per eccellenza, cioè gli Stati Uniti, e alcuni dei tentativi di creazione di Stato della nostra stessa Europa e dell'Europa fuori dall'Europa. Pensate per esempio alla formazione dello stesso Stato italiano, pensate per esempio alla nascita della Repubblica Irlandese, pensate alla nascita dello Stato di Israele, per fare alcuni esempi, per non dire alla lotta di liberazione delle popolazioni che erano satelliti dell'Unione Sovietica, poi addirittura costrette a essere repubbliche sovietiche, pur rifiutando profondamente il modello dei russi di cultura. Penso ai baltici, per esempio, tanto la Georgia, per fare un altro esempio. Allora, in questo contesto, qui sì, secondo me, si insinua appunto il problema di cui parlavamo prima, cioè il problema della libertà e della potenza. Com'è possibile che queste due componenti non diventino contrapposte l'una con l'altra? E bisogna dire che in zone forse minoritarie, in esperimenti politici molto particolari, si è riuscito a sposare bene queste due componenti. Uno dei miei esempi preferiti è quello che chiamo il nostro 11 settembre, che non è l'11 settembre noto delle due torri, è l'11 settembre del 1689. Cosa è successo? Un episodio apparentemente minore. I valdesi scacciati dai Savoia e dalla reazione papista dalle loro valli si sono riorganizzati militarmente, hanno creato un esercito di liberazione nel famoso, si chiama Patto di Sibaut, 11 settembre 1689, che hanno iniziato l'epopea del glorioso rimpatrio. Epopea importantissima, soprattutto perché la carta che la descrive suona così: gli ufficiali giureranno fedeltà ai soldati e i soldati a
agli ufficiali. Attenzione, i primi che devono giurare fedeltà sono gli ufficiali, cioè quelli che hanno in teoria il comando e la responsabilità dell'azione militare, ma devono giurare la fedeltà ai loro soldati. Ecco, è questo elemento che io ritengo uno degli elementi più interessanti della libertà che è stata faticosamente conquistata da non poche delle esperienze che voi oggi avete ricordato e di cui secondo me l'esperienza, diciamo la calvinista in senso lato, dei nostri fratelli valdesi è stato un luminoso esempio storico, un punto di riferimento di grande importanza rispetto a poteri militari che hanno debordato dai propri limiti e hanno preteso di comandare senza rispondere ai propri apparentemente subordinati. Io di solito trovo molto curiosa la frase libero lo Stato e libera Chiesa di Cavour. Intanto perché le chiese nel nostro paese sono più di una e ci sono forme di religiosità che non sono chiese ma sono forme di religiosità rispettabili. Non so, avete presente le sinagoghe per esempio, tanto per fare un caso, adesso ci sono anche i musulmani buddisti, poi ci sono anche quelli che non hanno nessuna chiesa, qualche uno c'è ancora. Quindi su questo profilo non capisco perché libera chiesa e libero Stato, libera chiesa. E lo Stato non è affatto libero. Lo Stato non è né libero né non libero. Lo Stato è uno strumento che si pone a garanzia a difesa della libertà dei cittadini e delle cittadine, come si è scritto in maniera mirabile nel capitolo finale del trattato teologico-politico di Spinoza, oppure se non è così, via, lo si spazza via e lo si carica con tutti i rischi, con tutti i pesi, con tutte le perplessità che questa operazione può richiedere. Persino uno che non è un rivoluzionario politico, lo è scientificamente, ma non lo è politicamente, come Karl Popper, riconosce questo diritto di liberarsi da uno Stato che non sia custode adeguato della libertà dei suoi cittadini. E questo secondo me tocca proprio il problema a cui Foscagni accennava prima. No, oggi noi, lo si ripete continuamente, siamo in una società pluralistica con tradizioni culturali molto differenti, in cui l'unanimismo delle vecchie generazioni non c'è più, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto molto bene. Allora, uno sarebbe felice e contento del fiorire maggiore di tutte le libertà possibili e di tutte le espressioni possibili, perché qualcuno lo ha ricordato oggi, le grandi città che hanno fatto la storia europea erano città capaci di attuare il diverso. Firenze, diceva questa mattina Marco Romano, io penso alla Londra dei tempi di Milton, quando era la città dei rifugiati, di quelli che scappavano dall'intolleranza delle guerre di religione in Europa. Penso a Amsterdam, dove cattolici e protestanti hanno trovato una forma di difficile equilibrio e avevano aperto però anche una massa di immigrati provenienti dal Portogallo e dalla Spagna. Spinoza viene da lì, insomma, viene da questo tipo di cultura. Ci sono Ginevra stessa, pur negli esordi tragici della dura regola calvinista, divenne ben presto la Sintesi Refugei. Ancora adesso, se voi entrate a Ginevra, trovate la Sintesi Refugei, la città che è aperta a chiunque chiede asilo, portando la propria competenza. Io dico che in questo senso Ginevra dovrebbe essere la capitale d'Europa dal mio punto di vista, ma con uno e qualche gusto, non voglio annoiarmi con questo. Allora, se queste sono le componenti della tradizione dell'Occidente, la bellezza dell'Occidente è che non ha una tradizione, o cioè ne ha una meta tradizione di accoglienza nei confronti di molte altre tradizioni. Questa è la sua libertà, insisto, questa è la sua potenza.
come scriveva già Machiavelli nel quel trattato meraviglioso che è l'arte della guerra, dove lui dice che la forza dell'Europa sta nella sua diversità e nel fatto che non è il monopolio di una sola tradizione. Di qui, allora, il rischio di quello che nel mio libro, che prima l'amico Anita troppo generosamente ha citato, ho chiamato il rischio del fascismo religioso. Chiamo fascismo religioso qualunque tipo di atteggiamento che tende non soltanto a imporre il proprio credo come unico e come norma della stessa vita civile, ma è disposto a questo scopo a cancellare le vite degli altri e anche la propria. E quello che leggiamo di continuo è quello che è stato il grido ieri sera dei fanatici che hanno devastato più di un luogo di una grande città dell'accoglienza come Parigi. Appunto, in questo fascismo religioso mi sembra ben trovata come definizione, perché forse voi non ricordate la slogan di uno delle più forme più biete odiose di fascismo, il franchismo spagnolo, che aveva sulle sue bandiere scritto viva la muerte. Ecco, noi non siamo per viva la muerte, i libertari sono per la vita, sono per la libertà e la vita e la conoscenza e non per la morte. E da questo punto di vista, io trovo che sia ovviamente il fascismo religioso la pratica del Daesh o ISIS come anche lo chiama, ma non solo di questo gruppo, ma di altri gruppi dell'Islam cosiddetto radicale, ma sia fascismo religioso, anche che so io, l'atteggiamento di quel fanatico che in Israele ha aperto il fuoco ammazzando una persona nel convegno in difesa dei gay e delle lesbiche, la polizia è intervenuta, devo dire, in maniera piuttosto efficace, ossia fascismo religioso, quello dei movimenti per la vita statunitensi, che sono così movimenti per la vita che sparano ai medici che praticano la interruzione di gravidanza legalmente, cioè in quelli stati dove l'interruzione di gravidanza è consentita, senza dire che hanno anche avuto in picchiare a sangue i medici che vengono anche concessionari. Queste sono tutte forme di quello che io chiamerei fascismo religioso. Cosa si può dire di questo fascismo religioso? Si dobbiamo dire che siccome rappresenta una punta estremistica di alcune credenze e forme di vita, e tutte le credenze e le forme di vita sono rispettabili a loro. Prego. Basterebbe leggere le buone pagine di Gramsci del 1933 per rendersi conto
appunto come il concordato introduca una divisione tra cittadini di prima e seconda classe, che io ritengo intollerabile dal punto di vista dell'uguaglianza dei cittadini. Questo non vuol dire, ed era l'ultimo punto prima di quella la maldestra e malevola interruzione, che questo non vuol dire che un libertario sia contro le religioni in quanto tali. Ritengo che anzi lottare contro le forme di fascismo religioso sia un modo per liberare Dio da coloro che fanno di Dio una premessa semplicemente della loro logica di dominio. Questo è un punto particolarmente significativo per due aspetti. Il primo riguarda il punto che Fuscani toccava. Come può difendersi l'Occidente? Questo è il punto di fondo. E vorrei ricordare che l'Occidente si è già trovato attaccato da forme di fascismo religioso. Quando per esempio negli anni 30 i tedeschi dicevano ma cosa volete? Temere gli inglesi, i quali sono interessati soltanto ai loro piaceri e ai loro piccoli privilegi di teneri cinque, mentre noi abbiamo i grandi ideali, dovrebbe ricordarsi che la guerra mondiale è stata vinta dagli inglesi e non dai tedeschi, e che le città tedesche sono state meritatamente rase al suolo dalla Wehrmacht e dall'aviazione degli alleati. Altro esempio, ricordiamoci che l'Occidente ha già conosciuto degli attacchi che sono attacchi di vera e propria guerra contro se stesso, come quello di ieri. La colloquio note degli Stati Uniti a Tarato, e questo attacco è stato poi pagato dal Giappone con Hiroshima e Nagasaki. Quindi anche qui i libertari sono rispettosi delle posizioni degli altri, ma non amano essere aggrediti, non amano essere oggetto di una violenza che altri innescano per punire. E quindi io ritengo che la migliore lezione che si possa dare a chi aggredisce oggi in Occidente sia quella di una risposta adeguata anche sotto il profilo militare, laddove sia possibile, naturalmente prendendo gli altri atti che ci sono, non tutti magari conferenziali interdemocratiche. Ma devo dire con grande dispiacere, lo dico perché non amo quella persona, però quando una casa fatta saltare con 213 morti a Mosca, ai tempi della transizione tra Yeltsin e Putin, ebbene ci fu una soluzione ben curiosa proposta da quello che poi divenne il presidente della Russia, da Putin. Li andremo a prendere uno a uno, non potremmo nascondersi da nessuna parte, li staneremo fino al cesso e li ammazzeremo. Io ritengo che in questo senso sono d'accordo con il presidente Putin, con altri aspetti della sua politica, no? Ma con questo modo di reagire ritengo di sì. Ritengo anche, questa è un'altra risposta che devo, li ha presi. Fatto un lavoro, devo dire, sistematico e metodico. Vorrei anche aggiungere che sotto questo profilo è un po' folklore quello dei ragazzi che dicono ma no, non invogliamo il crocefisso nella mostra, eccetera. Non si capisce perché non il crocefisso e non qualsiasi altro simbolo religioso, o non so, perché allora un Buddha no, perché allora una miniatura senza il volto del profeta Muhammad, no? D'altra parte stiamo attenti che alcuni anni fa un gruppo di animalisti in una scuola americana chiese di censurare Moby Dick, di cui noi abbiamo oggi una bella traduzione in lingua italiana, Moby Dick, perché era un romanzo ispirato a un punto di vista ostile e cetacei. Era. Qualche mese fa Eva Cantarella sul Corriere della Sera denunciava il caso di un bollino rosso, dunque pericolo, appiccicato a un video, perché alcune
nelle studentesse temevano che qualcuno dalla lettura di Ovidio sarebbe potuto essere così eccitato da violentare. Quindi non si mettono in galera i violentatori, ma si dice Ovidio, non si toglie la pistola dalle mani di uno che è un simpatizzante dal KKK, ma però si vieta l'esposizione negli stati del sud della bandiera confederata, dimenticando anche quanti dolori, quanti sentimenti nobili in questa bandiera ispirato, sebbene per una ignobile causa, cioè la difesa del sistema schiavista. Allora, sono questo tipo di cose che dobbiamo cercare, secondo me, di toglierci da noi, da dentro di noi, perché aveva ragione Guzman quando diceva che si può combattere un nemico esterno pericoloso, però riconoscendo che magari delle componenti di quel nemico esterno sono dentro di noi, e queste forme di fascismo religioso sono dentro il DNA dell'Europa. Dobbiamo riconoscerlo e combatterlo con tutta l'onestà e con tutta la determinazione dei nostri amati partigiani nella guerra di liberazione 1943-1945. Ultimissima cosa, riguardo alle religioni. Come dicevo prima, non vorrei che questo suonasse un attacco alle religioni, non lo è. È anzi una difesa delle religioni da coloro che le piegano ai propri scopi politici. Ma attenzione però, quelli dentro le varie religioni, che sono sinceri credenti e che chiedono, si distingua tra le religioni intolleranti e le versioni estremistiche, ebbene hanno loro per primi il dovere di denunciare il male che è dentro di loro, e altrimenti rischiano di essere passivi strumenti di una politicizzazione della religione che è devastante, e questo poi va a danno della religione, è un loro problema, non è il nostro, è il loro problema. Io personalmente, non essendo religioso, non piango se qualche religione si spegne, ma però ritengo che chi crede in quelle religioni debba combattere perché non siano spente dagli intolleranti e dai fanatici. Carlo Maria Martini, con cui ho lavorato molto in questa città per le carte dei non credenti, era un personaggio che diceva questa cosa che al suo tempo era considerato uno scandalo, e a me invece sembra nella migliore tradizione del cristianesimo, e cioè diceva Martini: io posso dedicarmi del tutto a Cristo e vivere una vita cristocentrica proprio perché non voglio, proprio perché mi oppongo fino all'ultimo a che il cristianesimo diventi la base di una legislazione per una società pluralista. Non so quanti altri capi religiosi abbiano l'intelligenza, il coraggio e l'onestà di Carlo Maria Martini, la mia speranza è che siano moltissimi. Grazie. Grazie. Grazie al professor Gianello per queste riflessioni provocatorie, profonde e adeguate alla circostanza drammatica che stiamo vivendo. Siamo liberali, quindi vorrei invitare tutti gli amici del pubblico a praticare quella virtù di cui ci ricordava stamattina Stefania Fuscani, cioè morire per il diritto delle persone da cui ti sentiamo di dire le loro, di esporre le loro idee. E a questo punto ci abbiamo all'ultima sessione. Bene, e l'ultima sezione della giornata che è dedicata alla questione della libertà e dei diritti umani. Io darei per primo la parola al professore Ernesto Savona, che è professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano ed è anche il presidente dell'associazione Transcrime. Prego.
quando Vincenzo Rita mi ha invitato a parlare a questo convegno, io stavo ragionando su un tema che mi coinvolge da pochissimo, insieme al professor Freeman, che insegna Public Policy a New York, sulla dicotomia proibizionismo-liberalizzazione. Insieme a cui abbiamo cominciato una ricerca un po' grossa su tutto il mondo, cercando di capire quali sono i principali drivers che hanno orientato nel passato e anche nel presente le politiche di liberalizzazione delle sostanze delle attività o la loro liberalizzazione. E ho chiesto di collocarla in questa sessione sui diritti umani perché ritengo che, almeno al tempo in cui abbiamo progettato la ricerca, pari mesi fa, ci fosse ormai un certo spazio per parlare di diritti minimi, che sono sempre diritti umani, il diritto alla privacy, i diritti civili, c'è una tendenza oggi in crescita sul riconoscimento di questi diritti, dopo aver passato un po' le fasi dei diritti cosiddetti grandi, quelli all'integrità fisica, alla libertà di espressione, eccetera, sono tutte parti della stessa. L'ho fatto sino a ieri sera quando gli eventi di Parigi dobbiamo fatto cambiare il tema è le scelte tragiche della regolazione, come ridurre il trade-off, cioè gli scambi tra salute e libertà, individuali e criminalità. Parlerò di questo, ma il cappello a questa relazione è che ho la sensazione che dovremmo aspettare ancora un bel po' di tempo, gli eventi di ieri sera, per cominciare a ragionare di diritti minimi. La sensazione che io ho personalmente occupandomi di questi problemi della sicurezza è che si riprenderà questa macchina complicata delle spese per la sicurezza, di questi apparati che sicuramente sono stati creati dopo l'11 settembre, che tutti noi oggi verifichiamo quando facciamo la fila all'aeroporto o entriamo in un posto sottoposto a sicurezza. E hanno probabilmente fatto molto poco in termini di impatto, ma hanno fatto molto poco nel far crescere questa grande macchina della sicurezza che ormai non tende a ridursi e che si amplia ogni volta che c'è un evento di questo tipo. Ora, la preoccupazione che io ho, che abbiamo in tanti, credo, è quella che sicuramente chi fa queste cose come ieri produce un risultato che è la paura, il terrorismo produce terrore. Questa paura ha sicuramente un forte impatto nella vita quotidiana. Se guardiamo oggi il numero dei turisti a Sharm el-Sheikh, in Tunisia e in Egitto, sappiamo che questi paesi sono al collasso perché nessun turista va più in questi posti. E sono molto d'accordo con il professor Monti stamattina quando diceva che dobbiamo imparare a convivere con la paura. Io credo che questa sia la scelta migliore per liberarsi, almeno parzialmente nella vita quotidiana, da questo terrore che rischia di prenderci alla gola e di non farci vedere più. Tutti noi ci ricordiamo per età, come negli anni 70 nelle città italiane non si usciva la sera, ricordate le Brigate Rosse, anche il terrorismo, poi ci fu un'ondata di liberalizzazione, o liberalizzazione perché siamo usciti dalle case, a questo punto abbiamo imposto la voglia di non avere più paura di vivere da capo di famiglia. Io spero, ma sono molto scettico, che questo possa succedere. Devo dire che ci dovrebbe essere, ma non è il compito della mia relazione, fare un aggiornamento sull'efficacia degli apparati di sicurezza di quel riguardo e rispetto agli investimenti fatti. Una cosa che dico in molte conferenze alle quali vado, non è possibile che ingigantiti gli apparati di sicurezza e di intelligence internazionale, tutti ci siamo accorti che arrivava ad esistere soltanto nei giornali del 2014 quando tutti sapevano c'era un gruppo di persone che già in Iraq da un paio di anni lavorava nell'accumulare risorse e nel tirare fuori capacità. Possibile che gli apparati di intelligence se ne sono accorti nei giornali nel periodo del 2014, quando ormai questo era già stabilito. E mai è possibile che gli americani abbiano speso 3.7 miliardi di dollari per bombardare gli stessi carri armati che hanno regalato loro all'esercito di Saddam Hussein, molto moderni, che oggi loro bombardano, cioè che sono nelle mani dell'ISIS. Nessuno era riuscito a prevedere che togliere via Saddam Hussein e creasse una situazione di questo tipo. Forse è servita in termini di politica internazionale per stare molto attenti su quello che succede in Siria, ma dico tutte queste cose.
una relazione preoccupata, che i cosiddetti diritti minimi o civili minimi, quelli di cui adesso mi occuperò in 10 minuti, abbiano scarso spazio. Ecco, io insieme al professor Kleiman mi sto occupando di queste che noi chiamiamo le scelte tragiche della regolazione, cioè che nel mondo dal Novecento in poi sono oscillati provvedimenti che proibiscono un periodo, liberalizzano un altro, l'alcol, le droghe, le sigarette, il gioco d'azzardo, la prostituzione, le bevande gasate, con situazioni molto diverse una dall'altra. Vorrei che stesse tranquilli, la Coca-Cola non è proibita assolutamente, però si sta parlando oggi di aumentare le tasse per non farne le guardie. I beni tutelati in queste regolazioni sono fondamentalmente: uno, la salute. C'è però un trade-off, come lo chiamo io, sul tema, che riguarda le libertà individuali, quelle di scegliere. Ma c'è un'immediata risposta: se tu ti fai del male, perché io devo sostenere la spesa sanitaria per curare il tuo male quando tu mi vedi nelle lame, eccetera. Un problema molto grosso, eticamente parlando. Ma c'è un grande problema che sta dietro, e che la scusa o la motivazione razionale per cui si prendono politiche che sicuramente razionali non sono, adesso lo dirò in poche battute, che è quello che stiamo attenti, dobbiamo liberalizzare, perché se no le persone che comprano droghe riempiono le tasche delle organizzazioni criminali con i soldi dell'illegalità delle droghe. Nel senso che una delle motivazioni per cui noi oggi liberalizziamo le droghe, o vogliamo liberalizzare le droghe, c'è una proposta del Parlamento italiano di 210 firmatari per la liberalizzazione della marijuana, ed è una tendenza che nel mondo sta prendendo piede, in Uruguay, Colorado e altri stati, è quella di dire: finiamola di riempire le tasche dei criminali, tassiamo la marijuana, reguliamola, e a questo punto le tasse le prenderanno i paesi. Colorado ha preso $1 miliardi soltanto di tasse per un anno, e così impoveriamo i criminali. Motivazione abbastanza sensata. Ma nel suo tempo tuteliamo anche il diritto delle persone di fumarsi anche uno spinello, se solo vogliono fumare in condizioni di legalità. Tanto loro se lo fumano, questa è l'argomentazione lo stesso. Questo ragionamento viene in contemporanea, ma questo è più divertente, con i provvedimenti oggi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per la proibizione delle sigarette, dovunque. Nel senso che ci sono ormai provvedimenti di non mettere più le macchinette che distribuiscono le sigarette tardi la sera, di impedire le sigarette di pacchetti da 10, di fare sì che vengano scoraggiate al massimo. A Singapore, se un poliziotto mi vede arrivare con una sigaretta comprata illegalmente, perché questo poi è l'esplosione, mi arresta e mi mette in carcere per un po' di tempo. La cosa più divertente è che la domanda è: che cos'è che guida la forte penalizzazione delle sigarette e la forte liberalizzazione della marijuana? In California recentemente era divertente sapere come la sera, se tu fumi una sigaretta, sei veramente uno sfigato, e se ti fai una canna, sei invece uno figo. Questo è un elemento molto importante, perché le mode o la pressione dei pari guidano le politiche di liberalizzazione o di proibizione, perché che sono la base non di scelte razionali, ma di scelte puramente orientate a quella che è una forma di consenso strano, per cui la sigaretta è da sfigati e la canna invece è super figa. La stessa cosa riguarda l'alcol. Nessuno di noi riesce a capire perché le sigarette non possono essere pubblicizzate, ma l'alcol in alcuni paesi ha sicuramente la pubblicità ancora permessa. In Italia per esempio è permessa, in alcuni paesi non è permesso. Ma qual è la differenza o il pericolo? Fumare mentre si guida fa meno male che bere e guidare, per esempio, in termini di impatto. E allora tutte queste cose abbiamo provato a metterle insieme in un libro che uscirà tra un anno, per cercare di capire quali sono le guide che orientano i politici o i regolatori a punire e a liberalizzare queste cose. E vi devo dire che non si trova il filo della matassa, perché se non arrivare alla conclusione quello che guida i regolatori sono alcune sensibilità, mode, pressioni dei gruppi di pressione, degli interessi che colpino
Questo riguarda le sigarette, le droghe, ma anche quelle dure, non soltanto quelle morbide come la marijuana e la hashish. La cosa più divertente però è quando andiamo in settori come il gioco d'azzardo, per esempio. Anche lì il problema è stato tutto illegale, poi lo legalizziamo, ma adesso scoppiano le scommesse clandestine, che sono anche queste un alimento della criminalità. Nel senso che alla fine, in tutta questa regolazione, proibizione, chi ci guadagna comunque sono le organizzazioni criminali, perché alla fine quando tu proibisci sposti la domanda sul fronte illegale e loro si arricchiscono. Quando liberalizzi sono già così mature che si occupano anche di altro. E questo rischio è che i diritti individuali di scegliere che cosa fare non ci sono, perché il cittadino non riceve alcuna informazione di tipo razionale su quello che fa bene o fa male, o qual è l'impatto di queste politiche. Cioè che il cittadino non sa se lui guadagna più in salute e paga di più in criminalità, perché poi se tu fai scoppiare il mercato illegale paghi più in criminalità, ma lui oscilla e segue queste mode per cui la marijuana va bene, la sigaretta no, ma la sigaretta scoppia il mercato illegale delle sigarette, e così succederà per le droghe, cocaina ed eroina nei prossimi anni. Ma ancora più divertente, quando abbiamo visto le politiche sulla prostituzione, devo dirvi che è estremamente interessante capire come tutti i paesi se ne stanno andando. La Svezia unisce la domanda di prostituzione appena attacchiamo sulla strada il cliente, in questo caso sono guai. In tutti gli altri paesi, Olanda e Germania la legalizzano perfettamente, pagano anche le tasse, quindi hanno anche una dimensione sanitaria. Perché no? Il cittadino sceglie di andare con delle prostitute, se gli piace faccia pure, in condizioni di sicurezza. In Italia c'è un po' di confusione su questo, i sindaci proibiscono le prostitute nelle strade, poi gliele lasciano, c'è un po' di orientamento all'italiana confuso, abbiamo provato a capire nelle politiche anticostituzione in Italia se esistono politiche anticostituzione, non ci sono, c'è tutto e niente. Almeno gli svedesi hanno un'idea molto chiara, ma nessuno sa quanto queste cose funzionino in termini di impatto. Cioè, le politiche svedesi sulla protezione dei consumatori hanno ridotto lo sfruttamento delle prostitute, perché quello era l'obiettivo, non la prostituzione. Non lo sappiamo, il cittadino svedese viene punito, ma non sa perché gli proibiscono di andare a prostitute. Gli hanno detto che oramai è proibito andare a prostitute. Dopodiché, se voi mettete in fila tutto ciò che riguarda, a me piace molto questa parola che è un economista americano, i vizi che ci sono, voi capite che questi vizi ci sono un sacco di contenitori di diritti individuali, di problemi criminali e sicuramente di scelte tragiche da parte della regolazione, perché poi il tragico è perché produce effetti sulla criminalità. Quello che manca, e finisco, è che, come dicevo prima, non c'è alcuna informazione per il cittadino, cioè nessuno fa una ricerca di impatto come sarebbe doveroso. Che cos'è l'analisi di impatto? L'analisi di impatto è che quando io faccio una politica ho diverse opzioni davanti, scelgo quali sono i costi e i benefici di ciascuna di queste opzioni, le offro ai cittadini e i cittadini decidono che vogliono un po' più di salute e un po' più di criminalità, o pagano un trade-off su queste cose o altre cose di questo tipo. Parlo del cittadino informato, il quale è capace di scegliere che se si vuole fare del male bevendo le bevande gasate, può decidere di pagare, come si sta provvedendo a fare, una tassa maggiore per la Coca-Cola, le aranciate, tutte le bevande gasate. Ci sono già paesi su cui questo viene implementato e l'andamento sarà questo, perché pare che le bevande gasate fanno male. Lo stesso seguirà sulla carne rossa, l'avete visto probabilmente, e via via dicendo, man mano che le ricerche dimostrano che certe cose fanno male. È difficile poi dire quanto fanno male e perché fanno male. Ma il cittadino non ha mai la possibilità di scelta, perché è mai informato sulla possibilità di scegliere se farsi del male e come farsi del male. Questa è la tragedia, se possiamo così chiamarla, della regolazione internazionale, della regolazione dei vari paesi. Non è possibile trovare un filo conduttore in favore dell'uno o dell'altro. Se voi collocate e mappate tutte le politiche della dicotomia proibizionismo
legate a delle diverse sostanze, parlo di droghe, gioco d'azzardo, prostituzione, trovate un andamento completamente altalenante. Un periodo sì, un periodo no, un paese in un modo, un paese in un altro. E ci dimentichiamo, quando parliamo di droghe, su cui siamo tutti d'accordo nel proibirle, probabilmente almeno quelle pesanti, che furono gli inglesi che portarono l'opio da dove oggi l'opio viene, in Afghanistan, in Giappone, che è stata la nostra civiltà che ha pagato il prezzo, se vogliamo, delle droghe, quando aveva insegnato gli altri a usarle e a usarle bene. Dopodiché è stata la stessa società dei paesi sviluppati che li ha proibiti. Quindi, se vogliamo trovare una contraddizione storica, è divertente. Noi insegniamo ad alcuni paesi a usare l'oppio, dopodiché quell'oppio ci ritorna sotto forma e sostanza, e li proibiamo. La stessa cosa per l'alcol, la stessa cosa per tante altre cose. Ecco, è un'esperienza sicuramente divertente, che mette alla luce come la scelta, a volte tragica perché ha dei costi di criminalità, viene fatta sulla base di decisioni non razionali che sicuramente non portano alla libertà di scelta da parte degli individui. E mai come in questo caso, finisco, razionalità delle scelte vuol dire libertà degli individui. Grazie. Grazie al professor Savona per queste riflessioni originali che ci ricordano appunto l'ironia di certe scelte storiche, mi fanno venire in mente quindi difendere l'indifendibile, cui si dimostra come i vizi e tutte le persone che noi siamo abituati a considerare peggiori hanno in realtà un loro ruolo sociale. E do a questo punto la parola al professor Lorenzo Strick-Livers, che è un saggista, professore di storia e di didattica della storia all'Università di Milano Bicocca, un rispondente storico del Partito Radicale. Prego. Grazie Presidente e grazie agli amici di Società Libera e all'amico Vita che mi hanno invitato, evidentemente non in quanto uno studioso, come gran parte abbiamo parlato di studioso di temi di diritto, di diritti umani e di formazione, ma in quanto partecipe dell'esperienza politica di un movimento che ha la specificità, la singolarità, non so, di aver fatto della difesa della promozione dei diritti umani italiano e transnazionale la propria grandezza. E quindi ho immaginato di fare un ragionamento intorno alle strategie politiche per difendere o conquistare i diritti umani. Ma naturalmente noi non possiamo parlare oggi prescindendo da quello che è al centro oggi delle nostre, finalmente, delle nostre consapevolezze e preoccupazioni. Finalmente dico perché. A molti era chiaro che questi che oggi viviamo sono in termini di costruzione, non da oggi, ma insomma. E questioni che sono state proprio sintetizzate in modo molto evidente da alcuni degli interventi, già da quello che sono stati inventati. Dall'intervento del professor Monatelli che ha detto questo è un mondo, se ho ben inteso, senso della sua relazione, un mondo in cui sta sparendo il diritto. E da ultimo, dal fortissimo, drammatico intervento del professor Caramieri, che non l'abbiamo appena sentito, dalla sua forza. E allora io parto ugualmente dal tema che avevo pensato, propone, quello della possibilità ormai di tutelare, di dare concretezza giuridica, quindi effettiva e formale, giuridica, a
radice e i diritti fondamentali della persona, come detto, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le altre dichiarazioni successive, appartengono a ogni persona umana, a prescindere anche dalle norme del diritto positivo dei singoli stati, dalle sovranità degli stati, che non possono, non sono autorizzati a violare i diritti fondamentali. Cosa che a lungo è rimasta in realtà una proclamazione di principio, perché la dichiarazione dei diritti umani è una proclamazione di diritti che non è sanzionabile, non sono previste le sanzioni per la violazione in origine, ma via via si è costruito un sistema di diritto internazionale in cui a mano e in questa costruzione per rivendicare un ruolo non secondario dei radicali italiani che del partito radicale della nazionale. La conquista delle corti penali, della corte penale sovranazionale che tutela i diritti della persona al di sopra delle sovranità nazionali. E via via una serie di altre norme, c'è ormai una giurisprudenza internazionale per l'uomo, ma anche per l'europeo, che stabilisce norme che hanno valore di legge anche all'interno, a questo punto, degli stati che fanno parte del sistema internazionale. Quindi questa dimensione sovranazionale, sovrastatale, sovra la sovranità statale dei diritti delle persone, che a questo punto possono essere attivati. E qui credo che sarebbe un argomento, non ho tempo di soffermarci ora di analizzarlo, ma suggerisco agli studiosi, se un volevo di presenti, fare oggetto di studio la strategia politica a cui i radicali sempre più negli anni stanno ricorrendo, perché usano, usiamo, l'attivazione delle norme, delle giurisprudenze sovranazionali per imporre agli stati di a partire dall'Italia, cioè l'iniziativa di ricorsi alla Corte Europea di Giustizia rispetto a violazioni. Il caso non è unico, ma il caso fu il lavoro del funzionamento della giustizia in Italia, del carcere, sono del tutto fuori dalla legge italiana ed europea. I ricorsi, l'Italia oggi è pluricondannata in sede di giustizia europea di queste situazioni, proprio a partire da iniziative che sono state prese in nome di questa strategia politica prima che giudiziaria, che fa un futuro dell'iniziativa politica e della tutela del singolo diritto, della singola persona, da tutelare con questo ricorso alle sedi sovranazionali, per così promuovere, tutelare i diritti di ciascuno. E che diventa una strategia che pone al centro la questione italiana, se è vero, come credo sia vero, che un carattere di fondo dell'Italia, ma attenzione, ormai non più solo dell'Italia, deve essere un paese tutto fuori legge, in cui la legge c'è, è proclamata, ma poi non viene rispettata o non rispettata in funzione degli interessi e non c'è esistente vita, c'è una cultura della nostra società che non fa della legge qualcosa di sacro. Allora il problema italiano diventa quello di promuovere invece contro questa tendenza un processo di segno opposto, magari di porre in prossimo internazionale. Ma questo problema, che diventa il problema delle crisi delle democrazie nei paesi di democrazia,
problema di altri. Guarda, sono questi. Allora chiamo solo. In questo momento noi radicali stiamo proponendo col sostegno di autorevoli esponenti spagnoli al governo italiano una specie di paradosso di riconoscere lo stato di fuorilegge dello Stato italiano sul piano della tutela di tanti diritti, farsene forte assumendosi con forza l'impegno di correggere, di uscire da questo stato di riferimento, e anzi di fare questa iniziativa la propria insegna di presenza internazionale all'ONU e di proporre a questo punto all'ONU dei passi di grande rilievo per aumentare la tutela dei diritti di sede sovranazionale. E la proposta, adesso non ho tempo di ragionarmi, credo che la questione su cui c'è molto da ragionare, da capire, ma è di far sancire, proporre che in sede ONU venga sancita come diritto umano fondamentale, fra i diritti fondamentali, il diritto a conoscere. A conoscere, tra virgolette, i segreti di quel che avviene nella politica, di quel che avviene dei temi di fondo delle scelte politiche, in modo che i cittadini possano essere chiamati a decidere, quindi imperare la democrazia, fare la comunità. Il conoscere per imperare, come diceva DJ Naomi, una mano di diritto, da tutelare il desiderio internazionale e sovranazionale. Ma dicevo, tutto questo può valere quando il diritto viene riconosciuto, quando e noi siamo di fronte a una situazione mondiale di crisi drammatica del diritto, della forza del diritto, della ragione del diritto. Intanto la prima cosa da richiamare, quasi prima ancora, se volete, di quella più grossa che si è manifestata ieri a Parigi, è il fallimento delle strategie di promozione della democrazia nei paesi non democratici. C'è stata l'esportazione della democrazia, che voleva dire conquistiamo con la forza, con le pressioni, con le il diritto per i popoli che non hanno conosciuto la democrazia invece ad averla e a votare. Ma anche le prime reali, in cui l'insurrezione in nome di diritto, di cambiamento, ha portato alla svolta la democrazia, si vota finalmente in Egitto, si vota, come si era votato, ricordate, in Algeria negli anni 90. Quello che è successo in questi paesi è che hanno vinto le forze del totalitarismo, le elezioni legittimamente sono queste. E allora credo che la riflessione che ci si può porre è quella che non si può, come diceva molto bene mi pare, non si dà democrazia, non si riesce a dare democrazia in società che non abbiano una tradizione consolidata nel senso del diritto. Il diritto, l'idea di diritto, di certezza del diritto, quella di cui in Italia si sta strada, ma almeno si sta facendo. Ci sono nel mondo, in gran parte del mondo islamico, parliamo della Cina, che non, nella sua tradizione millenaria non conosce la nozione di diritto, tra l'altro molto d'accordo con Cina, ma qui quello che noi pensiamo come diritto, le dichiarazioni dei diritti dell'ONU, proclamano il diritto, non sono conosciute, non ci sono, no? E quindi, e allora il problema diventa come si costruisce, come si avvia un processo di costruzione di diritto, di un'educazione, non so se
se in funzione del diritto, in funzione del diritto, ma come si fa? Quale? Perché questa è la premessa perché si possa arrivare anche poi a un rapporto vero di relazione fra il diritto sovranazionale, la persona e la realtà concreta. E poi l'altro problema che oggi, quello che si è manifestato ieri, io non sono d'accordo, qualcuno l'ha detto ieri, il terrorismo, ma non è vero. Quello di ieri in Francia non è terrorismo, è tutta un'altra cosa, non è una cosa fatta per terrorizzare, è guerra. Quella che è in corso è una guerra mondiale, condotta con altri mezzi, un'altra qualità di guerra mondiale è la guerra mondiale, proposta da una forza, da una componente che si candida alla direzione del mondo. E con questo dobbiamo isolarci. Una guerra, è stato detto, la guerra è di per sé negatrice di diritto, la guerra sospende il diritto, la guerra sospende il diritto a partire dal primo, dal fondamento di ogni diritto, il diritto alla vita, in guerra sparisce il diritto alla vita, è legittimo e doveroso uccidere. E non c'è diretta, e allora questa, nel momento in cui noi abbiamo la guerra contro una forza che nega nel proprio connotato di fondo, nella propria struttura culturale, psicologica, chiamiamola come vogliamo, la negazione di quello che noi siamo in diritto. E portando la guerra contro noi, è vero, si diceva stamattina, c'è la sicurezza è il diritto del diritto, certo, ma è una sicurezza, per assicurare sicurezza, cioè il diritto, in realtà con la guerra si finisce, si costruisce qualcosa che è negazione di diritto, quindi questa guerra porta a un arretramento comunque del diritto anche in chi la combatte contro il diritto. Quindi questa è la drammaticità del problema. In una sfida che, attenzione, è, mi pare, proprio una novità storica radicale. Noi abbiamo già avuto la guerra fredda, il periodo più teso degli anni 40 e 50, era un conflitto fra un mondo che, con tutte le contraddizioni, insomma la centralità del diritto c'era l'Occidente, e un mondo invece legato praticamente al comunismo staliniano, perlomeno poi anche quello dopo sono stati punti. Però c'è una differenza di fondo. La Dichiarazione Universale dei Diritti del Popolo del 1948 è dell'ONU, in cui i diritti comprendono le università degli Stati. Cioè la Dichiarazione dei Diritti del Popolo l'ha scritta anche l'Unione Sovietica, la quale l'Unione Sovietica di Stalin, con la sua Costituzione del 1936, era una Costituzione che, sulla carta naturalmente, era ampia il riconoscimento dei diritti della persona di vittima, poi completamente legati nella pratica, ma questa era quel totalitarismo, era un totalitarismo che aveva al suo interno, se non appunto, il ciclo di tradizione. Questo no, questo nei suoi fondamenti teorici, quello che afferma per costruire la propria immagine per, e su questo allarga il suo consenso e su questo vince finora militarmente, se non succede qualcosa che cambi, si diceva prima, e questo nella sua fuori il meglio di sé nell'opporre il contrario di quello che stiamo facendo. Quindi questo è il terreno. Quindi dunque, allora qual è la tua soluzione? Dicevo prima all'amica Fustagni di quello che sta venendo fuori in queste relazioni tra l'una e l'altra, che da tutti i sistemi diversi, è la complessità, cosa, la complessità del reale, della cifra. Ma insomma, se noi credo che
ma intanto la chiarezza su questi temi, su questi problemi, la ricerca faticosa, ma le soluzioni, e quello su cui si può lavorare, si deve lavorare, se si vuole pensare all'affermazione di una civiltà del diritto o di una civiltà del diritto. Grazie. Bene, grazie anche per queste riflessioni conclusive che mi sembrano molto appropriate per un convegno che spero abbia dato tanti spunti di riflessione, abbia mostrato come liberali siano uniti da una sintassi qui, ma abbiano idee anche molto diverse, siano capaci di esprimerle e siano capaci di apprezzare chi ha idee diverse dalle loro. Quindi ringrazio l'ultimo presidente. Ringrazio tutti i relatori della mattina, del pomeriggio, quelli che ho presieduto, ringrazio tutti voi che siete intervenuti e cedo la parola alla nostra Presidente Stefania Fuscagni per un ultimo saluto. Beh, fatemi dire grazie, perché per arrivare fin qui è stata una giornata bellissima. Si sono impegnate tantissime persone, io di Molita per primo, perché così sta buono, no? E quindi ha avuto veramente questa capacità così, da buon milanese, tutto rigoroso, che ha dato grande mano. Dicono due perché voglio fare alla svelta, ma a tutti coloro che ci hanno permesso di fare una sorta, posso dirvelo, di pre-consiglio scientifico di Società Libera, e io per quello che potrò fare mi impegno perché ne esca una sintesi politico-culturale che ci porta ad un'azione vegana. Grazie a tutti. Yeah.